Dopo averci spiegato i fondamentali di Gigante, l'ex sciatore azzurro Mirko De Florian è pronto a introdurci una nuova pista. Siamo a Sesto Pusteria per sciare sulla pista Hasenkopfel. A presentarci la Hasenkopfel sarà l'ex sciatore della nazionale italiana Kurt Sulzelbacher. La mia carriera sciistica è iniziata ai 18 anni, che ho vinto i mondiali juniores in Norvegia, in discesa libera. Purtroppo la settimana dopo, ai campionati italiani assoluti, mi sono spaccato, sono fatto male a un ginocchio e ho faticato per un paio d'anni. Poi la stagione d'oro era 2001-2002, che ho fatto due podi, uno in Francia, a Val d'Isère, e una in Val Gardena, quasi a casa, sempre in discesa libera. Da ricordare anche un quarto posto a Kitzbühel sulla mitica Strife. Purtroppo la vittoria in Coppa del Mondo non è mai arrivata. Kurt Sulzelbacher oggi, padre di due figli, allenatore dello Sci Club di San Candido, e cerco di trasmettere la voglia di sciare anche nella velocità ai ragazzi, ai bimbi dell'Alta Pusteria. Amici di Icarus, oggi sciamo sul Monte Elmo, che è il comprensorio delle Tre Cime. Siamo in vetta del nuovo impianto Hasenkopfel. È una pista facile per lo sciatore medio, per tutta la famiglia. Pronti via, e vi faccio vedere la pista. Il primo tratto della pista è molto pianeggiante, è giusto per il riscaldamento, però l'occhio cade giustamente sul panorama fantastico che abbiamo qua sotto. Siamo sul secondo tratto della pista, cambia anche la neve sotto i piedi perché è all'ombra. Più cambi di pendenza, più gobbe, più tecnica anche, e si va anche più veloci. Serve anche maggior presa di spigolo. Pista bellissima perché c'è dentro di tutto, dalla velocità si può fare, sono i pezzi un po' più impegnativi e si può andare tanto veloce anche nei pezzi pianeggianti. Mi raccomando, per la sicurezza in pista, sciate lontani dagli altri e un occhio sempre a monte quando partite. Ciao Omar! Ciao Kurt, buongiorno! C'ho una gran fame, cosa fai di buono per Icarus? Oggi ti faccio dei cannelli ripressati con all'interno del pane raffermo, poi ci mettiamo due uova, un po' di latte, della farina, un po' di sale, erba cipollina e amalgamiamo il tutto, che viene bello omogeneo. Facciamo una pallina, così, poi da nome pressati la pressiamo, vengono messi sulla piastra con un po' di burro e olio e poi si immergono nel brodo per 6 minuti. Immergiamo i cannelli, 6 minuti sono pronti. Partiamo con l'impiattamento, un po' di cappuccio rosso, un po' di cappuccio bianco, mettiamo i cannelli, una spolverata di parmigiano, del burro fuso e per finire un po' di erba cipollina. Questo lo prendo io, grazie mille Omar. Buon appetito! Grazie, ciao! Il nostro tour tra alcune delle più belle piste delle Dolomiti continua con altre due piste dal 24 febbraio.